Prima o poi doveva succedere, dopo 7 risultati utili, il Como cade a Venezia e torna pericolosamente in ballo per la lotta play-out, anche se i numeri dicono ancora altro, meno 3 dai play-off e più 4 dai play-out. Peccato perché avevamo il match point in mano, soprattutto dopo il vantaggio firmato da Cugno. Ci siamo illusi che Gomis e la difesa avrebbero fatto il resto per mantenere il risultato positivo, questa volta tante cose non sono funzionate a dovere. Ma senza drammi o crisi di panico. A 7 gare dal termine giocheremo ben 4 volte a Sinigaglia. Il fattore campo è stato un nostro punto di forza quest'anno. Per fortuna siamo più vicini di quanto pensiamo alla salvezza. Bastano pochi punti, dopo vi sveleremo quanti. Ma occhi e orecchi sono impegnati anche su altri fronti. Mercoledì recupera il Perugia, quindi si attende la decisione sulla penalizzazione della Regina. Attenzione comunque alle prossime 2 gare del Como. Lunedì di Pasquetta aspettiamo il lanciatissimo Genoa, poi la trasferta di Bari. 2 partite difficili, ma anche stimolanti per vendicare la sconfitta del Penso. Luca, a te le pagelle. Voti bassi per il Como dopo la sconfitta a Venezia, voti bassi per il centrocampo, voti bassi per la difesa, nemmeno i cambi sono poi riusciti a incidere davvero, Gabrielloni a parte, davvero un bel gol, il quarto in campionato, e quindi per una volta siamo stati molto molto bassi con tutti i voti. Non ci sono piaciute anche le prove dei 2 esterni, che invece arrivavano Vignali e Ioannou da un ottimo periodo. Speriamo che la squadra si riprenda contro il Genoa. Tutti i voti sono già disponibili sul nostro sito www.lariosport.it. Eccoci Luca, prima o poi doveva arrivare, la serie positiva si è interrotta, forse si è interrotta nella gara sbagliata, ma poteva succedere, era un preventivo, no? Sì, poteva succedere, veramente più, come dire, motivato il Venezia. Il Como, tutto sommato, non ha nemmeno fatto male il primo tempo. E per prendere gol a fine primo tempo è sempre un guaio. Eh sì, infatti nelle nostre analisi, intanto non ho visto sto Venezia così motivato, l'abbiamo rianimato noi perché io ho visto un primo tempo, un Venezia comunque molto inconcludente, 4 tiri da fuori area, alle stelle, poco altro, peccato per quel gol proprio nel finale. C'è un maestro in questo che è Allegri, avevo letto anche una sua disamina, diceva io. Pur di non far prendere nel finale di tempo gol alla mia squadra, me ne invento tante, e in effetti veramente sono quei peccati mortali, prendere gol proprio nell'ultimo minuto e rianimare una squadra che sembrava in Sì, difficoltà. perché spesso veramente danno la carica all'intervallo per, no? Eh Quante volte succede? sì, però c'è anche da dire, ecco, Como disastroso, letto, partita vergognosa. Col Parma non è che avevamo fatto una partita molto diversa, avevamo segnato dopo pochi minuti e per il primo tempo a Sinigaglia ci eravamo difesi e basta, ecco, quindi forse abbiamo pensato troppo a questa difesa inviolabile o questo super Gomis che tra l'altro nel primo tempo secondo me ha fatto 3 uscite, una più bella dell'altra, però la partita è stata un po' speculare a tante altre. Sì, peccato anche per quelle 2 occasioni per il Como, una in particolare, quel bel colpo di testa di Cherry. Io ho visto una paratona di Ioannou, tu forse l'hai vista un po' meno clamorosa. Anche quella mezza papera di Ioannou, che non è riuscito poi, Coupon non è poi riuscito ad approfittarne. Insomma, magari su 2-0, chi lo sa, Certo, cioè, su no, 2-0 ma farne 2 il per quella. peccato del Como è che tu ammazzi una squadra segnando dopo 10 minuti, quella partita lì devi far capire subito che sei tu a comandare, sei tu che vuoi portarla a casa. Il Genoa in quel momento il Venezia in quel momento era molto spaventato, bisognava approfittarne, invece ci siamo difesi e basta. Ecco, ho visto un campo veramente ai limiti del regolamento anche a livello di grandezza, un campo dove è veramente difficile fare gioco perché gli spazi non ci sono, tu hai criticato gli esterni, ti do ragione, ma sfido per 2 esterni giocare su un campo del genere e anche in contropiede c'era poco da provare ad andarci perché comunque i 22 in campo erano molto compatti. Ho visto un Cutrone veramente fuori completamente dal gioco. Sì, non mi è piaciuto, anche, mi era piaciuto molto nelle ultime settimane anche lui, come Vignali, Ioannou e svariati altri, non è riuscito a incidere, stavolta no.
Come hai letto là invece l'espulsione di l'uscita dal campo di Cherry così presto? Ecco, sempre riferito a un campo molto stretto, magari non stava facendo la partita della vita Alberto, però in quel momento avere una torre per spizzicare i palloni e per distribuirli, secondo me era essenziale mantenerlo in campo. Non lo so, lì Longo ha cambiato assetto, è passato a 4-4-2. Quando ho tolto Binks, no? Messo Parigini, aveva fatto tutta questa serie di cambi, forse cercava forze fresche, ecco. Non ci vedo altro se non questo. Sì, però questo è una delle poche critiche che posso muovere all'allenatore se non c'erano problemi fisici, è questa. L'altra critica invece, perché veramente io sono un po' allibito e così anche un po' tutti i tifosi che c'erano a Venezia, a un certo punto ci si aspettava Chaya in campo e per l'ennesima volta il belga non è entrato. Però a questo punto che qualcuno dica qualcosa di più e faccia un po' più di chiarezza, perché se col Parma non è entrato e Longo aveva detto in conferenza stampa giocherà sicuramente, se a Venezia non è entrato, se c'è qualche problema, secondo me è anche corretto ed è anche onesto dire guardate che Chaya in questo momento è così, perché sennò ci si attacca poi anche agli alibi, perché non ha messo Chaya, non capisce nulla, c'è sotto altro, ma che si dica, no? Sì, non è stato affrontato l'argomento nel prepartita, nel senso che Chaya è un giocatore, per quanto ne sappiamo, recuperato, che non gioca dall'inizio, ma destinato a fare qualche minuto, sempre, e il fatto che non sia stato utilizzato per Longo non era la partita giusta, però quando devi recuperare partita giusta. Senti, vediamo un po' di ottimismo. Io rimango ottimista, io penso che è una sconfitta che si possa metabolizzare, ci possa stare, la distanza ci sono ancora. Ho fatto un po' un conto anche con qualche esperto di numeri e l'ottimismo viene dal fatto che il Como con 6 punti sarebbe salvo, proprio a stare larghi con 6 punti si può essere salvi, in 7 gare fare 6 punti non mi sembra una montagna insormontabile, anche perché abbiamo tante avversarie dirette dopo questo mini ciclo terribile Genoa-Bari, penso che ci siano tutte le possibilità comunque di fare questi benedetti 6 punti se non qualcuno in più. Ti dico solo una cosa, sarebbe importante, non dico vincere tutte e due, che non è semplice, no, ovviamente, ma non sprofondare. Certo, ecco, no? Certo, perché lì quello. Puoi cadere in una spirale negativa, allora dico che sarebbe complicato giocando anche l'ultima col Cittadella, dovendo affrontare ancora Ascoli, Eternano, tutti i scontri diretti. Lì sarebbe complicato veramente magari tirarsi fuori. Barcamenarsi in queste due partite... No, senza affondare, ma cercare di fare il risultato sempre, potrebbe aiutare nel finale. Ecco, il gol di Gabrielloni fondamentale per lo scontro diretto, rimaniamo non in svantaggio col Venezia, quindi quel gol lì, anche se inutile, è stato un gol comunque importante. Sì, anche per Gabrielloni, no? Certo. Tutto sommato lui quando segna poi si esalta sempre, quindi... Avere un Gabrielloni no, carico nel finale è un'arma in più per Longo. Niente, quindi rimaniamo in vantaggio con Perugia e Cosenza tra le avversarie dirette per i play-out, con il Venezia siamo in pareggio, dobbiamo ancora affrontare Ternana, Ascoli, Palermo e Cittadella e sarà importantissimo anche cercare di rimanere più su di loro, almeno nella classifica diretta, una classifica avulsa. Mercoledì c'è anche il recupero. Ecco. Perugia Regina, attenzione anche a caso Regina, potrebbe essere penalizzata ai 4 punti. Però una vittoria del Perugia mercoledì, i punti dai play-out non sarebbero più 4. È vero, però comunque Perugia resta dietro al Como, anche se vince, perché va a 37 il Como 39, quindi non c'è un sorpasso, come non rischia di perdere posizione. Mentre è clamoroso a questo punto, è quasi data ormai per certa la retrocessione di Brescia Spalle e Benevento, chi l'avrebbe detto all'inizio dell'anno? Adesso la terz'ultima c'ha 4-5 punti sulla quart'ultima, è veramente incredibile come queste tre squadre ormai siano destinate a scendere. Eh sì, purtroppo i programmi estivi erano altri per tutti e tre, sicuramente per il Brescia, che comunque aveva secondo me anche una buona squadra, magari non... Quindi dai attacco,
a Spal tutto sommato aveva un bel progetto con Venturato, un allenatore che fa giocare bene le proprie squadre, e Benevento. Certo, io ho visto una classifica su un sito, un'infografica che metteva in fila le squadre di Serie B anche per monte ingaggi. Una classifica molto curiosa, la faremo vedere prossimamente. Una classifica che comunque mette il Como intanto al sesto posto, con 15 milioni di euro. Il Como è al sesto posto per monte ingaggi in Serie B. Questa è un bello specchio poi delle ambizioni e dei programmi e dei progetti di una società. Cioè, ad esempio il Brescia in questa classifica era quasi sul fondo, quindi poi anche questo fa capire quanto non sia così campata per aria la posizione del Brescia attuale, ecco, no? Si guarda sempre al blasone, si guarda meno a questi dati che poi sono rivelatori di quello che c'è sotto. Vedere il Como però sesto fa capire che probabilmente il campionato del Como è bilancino ad aprile, è ben sotto le attese comunque. Sì, se poi queste classifiche danno questi dati, no, che si alcune volte poi cozzano, no, con la realtà, beh, di sicuro è una somma notevole, no? Non paragonabile a quella forse di Parma e Genoa, certo. Che mi pare che svettassero, sì, però, sì, no? Per distacco, sì, anche, sì, no? Però, il doppio, però forse, quelle, ci sono società tipo Parma e Genoa che si portano purtroppo dietro anche dei bilanci e dei vecchi contratti della Serie A, quindi fanno meno testo. Vedere il Como così in alto fa la sua specie, e io insisto su quanto detto qualche settimana fa, che siccome quel monte ingaggi lì per la maggior parte arriva dal pacchetto offensivo, quel pacchetto offensivo dovrebbe dar di più, e anche a Venezia secondo me ha parecchio tradito le attese. Pensavamo di aver visto altro con il Parma, invece purtroppo il problema lì davanti c'è, perché a Venezia, ripeto, sull'1-0 puoi provare a chiudere la partita e invece poi non tiri una volta in porta, e lì il problema grosso potrebbe essere veramente quello, purtroppo. Chiudiamo con il prossimo impegno, sì. A Pasquetta alle 15, a Sinigaglia, grande sfida, Como Genoa. Si parte già con due squalificati sicuri, sono Sturaro del Genoa e ovviamente Scaglia per il Como. Curve già esaurite, distinti quasi, ho controllato proprio ieri sera, ampie disponibilità come sempre in tribuna, quindi si aspetta insomma una bellissima giornata, sicuramente sugli spalti, non per il traffico di Como, ma vabbè. Pasquetta, fiera di Pasqua, cosa ci mettiamo ancora? Battellate, insomma, sì, per arrivare allo stadio presto. È arrivato prima allo stadio o prima la Pasqua? La Pasqua. La Pasqua, quello sì. Prima la fiera di Pasqua, prima lo stadio. Probabilmente la fiera di Pasqua. Dici? Mm-hmm. Quindi sarà ancora colpa della partita se c'era traffico. È colpa di tutto, è Pasquetta. Ecco, l'ultimissimo ragionamento, no? Lo stavamo affrontando durante il viaggio di ritorno da Venezia, che ho fatto comodamente in Freccia Rossa. E questi vaporetti che dalla stazione ti vengono a prendere, ti portano direttamente allo stadio, potrebbe essere anche un'idea su cui riflettere in futuro. Cioè uscita autostrada, l'ho già programmata tutta, uscita autostrada Tavernola per i tifosi ospiti, sì. Radunata nella zona industriale, dai, un bel parcheggione, lo si tira fuori lì tra Maslianico appena uscito, sì, dall'autostrada. E vaporettino da Tavernola che arriva all'hangar, sotto i tifosi del Como. No, noi dobbiamo rispostare la curva dall'altra parte, dobbiamo tornare alla curva Monumento, goderci i futuri giardini e lago, che sono qualcosa di spaziale a livello di progetto, quindi noi torniamo di là, facciamo arrivare i vaporetti all'hangar, e secondo me il problema traffico, problema tifosi ospiti è risolto. Bene, dall'ingegner Castelli è tutto, ci vediamo settimana prossima, diamo i numeri per il Como. Buona serata. Forza Como, buona Pasqua, ci vediamo martedì. Ciao a tutti.